Thank you.
po' triste, lo so, perché è un giorno triste, è un giorno triste perché io sono da solo. Ora mi sentite male, ma tra poco, sì, lo so che sono lontano, ma adesso mi avvicino e ciao a tutti. Ciao a tutti. Madonna, ditemi che non ho fatto errori, vi prego. Ditemi che non ho fatto errori. Cosa sta succedendo? San Xeri. San Xeri, ammesso che si pronunzi così il tuo nickname. San Xeri. Grazie, grazie mille. 5 abbonamenti. NG993, Trinex Shelton, Simone Onni, il Pollo Pazzo e Kitar73. Grazie San Xeri, grazie mille. Ci hai fatto un mega regalone. E anche grazie a Zocchi One che si è abbonato per 5 mesi. Ragazzi, fatemi sapere se mi si sente bene, se ho fatto problemi, l'audio, che ne so, la musica è troppo alta, a me si sente che fischio, che sgrano, che faccio cose, che esplodo. Fatemi sapere. Sì, ma non mettere mai più host di Kingdom Hearts che mi metto a piagne. Va bene, San Xeri. Guarda, visto le 5 donazioni, cioè le 5 sub regalate, se vuoi la cambio pure addirittura. Cioè, veramente mi prosto. Gino William, grazie, grazie per l'abbonamento. Il quinto mese di fila, grazie. Ed è partito un hype train proprio ciuf ciuf, come fanno quelli che fanno ASMR. Quindi, allora, non sono molto abituato e non sono nella mia comfort zone nel fare una live da solo, cioè, lo sapete, non... quante volte ho fatto una live da solo su Intel? Mai, non credo sia la prima volta, ed è una cosa che odio, cioè, tanto che ci sono state un paio di volte in cui potevo farla da solo e ho preferito non farla, si è saltata la live perché ero da solo in studio e io non amo fare da solo, però oggi ho detto, bah, cerchiamo di superare il limite del Super Saiyan, Ave Project Leader, grande, buondì Vale Babbo, buondì a tutti. Ma sei solo? Sì, lo sto dicendo da quando è iniziata. Però ho detto, sai, vabbè, sono ormai uno streamer anche io. Cioè, non sono più solo uno youtuber, sono uno streamer. Impariamo a fare le live anche da solo. Quindi, sì, ho delle ciabatte a forma di pesce sui piedi. E come sta? Partiamo da... cioè, facciamo così. Voglio rispondere a un po' di vostre domande, quindi sarete voi a indirizzarmi verso gli argomenti di cui dovrò parlare, e intanto rispondo a come stai Project Leader. Ho un po' di mal di testa, oggi mi aspetta una giornata molto intensa e pregna di editing, sempre di Luxastra, e quindi ho preso un moment act e ho detto facciamo la live, magari mi passa. Prima hanno richiesto un Draw My Dream, ho visto Judge Magikarp, tanto grazie Limone Squisito per l'abbonamento. Ma farò il Draw My Drive, così accade, il Draw My Dream finita la live, e come di consueto lo posterò nelle storie di Instagram. È la prima live da solo, bello studio, non in generale, dai. Sì, bello studio. No, Simo, non sei solo, ci siamo noi. Grazie, Sir TRC, sì, lo so, voi non mi lasciate mai. Io quando mi sento solo mi butto su Telegram e vi spio, vi guardo... vi leggo a tutti quanti e non mi sento solo. Com'è andata ieri la giocata? Dunque, ieri io sono stato in regia. È stata la mia seconda esperienza in regia, perché la mia prima è stata per seguire l'unica sessione che c'è stata del gruppo B nella seconda stagione, e ieri ho fatto la prima sessione del gruppo B, quindi Andros, Gabriel e Luca, insieme a Gianandrea era all'audio e seguiva la camera di Matt, io seguivo le altre due camere e appunto la scorrevolezza della sessione. È stato molto bello, mi sono divertito, mi sono piegato da ridere, perché tanto con il gruppo B ci si piega e basta, e da ridere, non pensate cose strane, che tre uomini, insomma, una gamba. Simone Fancazzista è il grande occhio che tutto vede, tutti vede, esatto, io vi spio, sono un grande stalker, perché la mia vita fondamentalmente è triste. Quindi Andros è venuto in ufficio per la prima volta? Sì, tutto imbacuccato, mascherina, però è venuto, gli è piaciuto, sì, si è divertito e mi ha fatto strapiacere rivederlo dopo, quanto tempo, tanto. Quindi Anna non è morto? Sicuro che fosse il gruppo B e non là? Sì, sono sicuro.
che era il B. Poi che Anne sia morto o meno, lo scoprirete. Ma in che episodio Andros si addormenta? Era un episodio della stagione perduta. Ecco, l'ho detto, la stagione perduta. Ora tutti scriveranno la stagione perduta e non leggerò più i commenti. Buongiorno Simo, volevo ringraziare te e a tutti i ragazzini e ragazze di Intel per tutte le storie, la professionalità che ci mettete. Porca cacca. No, aspetta, aspetta. No, dai, adesso ci sono tutte le stagioni perdute. Che ci mettete per farci vivere sempre emozioni e storie nuove. Mi scaldate il cuore, grazie mille dal profondo del cuore a tutti. Grazie a te, sono molto belli questi messaggi che mi riempiono il cuore e siamo quasi al termine del secondo livello dell'Hype Train, grande ragazzi, grazie a tutti quelli che si sabbano e resabbano e che ci stanno supportando in questo periodo anche di spese, che gestire un ufficio così grande con tanta strumentazione, ammetto che è oltre che dispendioso di energie, dispendioso di denari. Beh, oddio, considerando l'ormai famoso culo a punte di Rendar, non mi sorprenderei a sapere del gruppo B che si piega. Giusto? Hai ragione, Caerdario, se non sapete che cosa c'entra questo culo a punte, andatevi a vedere il video di Meme Tail dove ha fatto vedere la conferenza che c'è stata all'Indei. C'è una scena bellissima che riguarda Andros, un racconto della stagione che non deve essere nominata. Abbiamo messo le deadline dei prossimi due episodi di Lux Astra in inglese, ci dice Sanseri. Aspettati un bel AO appena abbiamo finito. Ragazzi, quando tanto avete il mio numero, vi aspetto su WhatsApp, scrivetemi o chiamatemi. Sapete che io sono in studio tutti i giorni ad annoiarmi, quindi avvertitemi che io agisco subito. Come sono pronti i sottotitoli, li metto. Anzi, ne approfitto per ringraziare i ragazzi di Ingtail, che è appunto un canale di tele, cioè è un gruppo che si è formato nella community di Intel e che mi rende molto orgoglioso. Sono ragazzi che ci seguono, che fondamentalmente, sapendo molto bene l'inglese, si stanno mettendo d'impegno e stanno traducendo insomma, con i sottotitoli tutti gli episodi di Lux Astra. State facendo un lavoro della Madonna, quindi io non smetterò mai di ringraziarvi, ragazzi. Grazie, siete bravissimi e bellissimi, tra l'altro, tutti, non si salva nessuno. Simo, piccola curiosità, su e poi Teodolite muori, non ha continuato a scrivere. Cosa, Teodolite? Che curiosità vuoi sapere? Io chiedi, domanza, somanza, io risponso. Poi se mi fai una domanda che richiede spoiler, probabilmente mi beccherò, insomma, le botte. Project Reader, dato che oggi non ci sono quei bacchettoni dei suoi sottoposti, oggi ci farà Big Reveal? Dipende da cosa mi domandate, ragazzi. Sono a vostra completa disposizione. Anche perché proprio sto facendo questa live a cazzo, quindi se non mi fate voi le domande, io probabilmente delirò, delirerò, diventerà delirio. Domanda, visto che tempo fa si è parlato di altro merchandise di Intel, ci puoi dire qualcosa? Immagino ci saranno stati ritardi a causa lockdown, immagini molto bene, purtroppo tra l'altro. E ci stiamo lavorando, so che insomma, aspettatevi che probabilmente con il ritorno di Lux Astra, e non dovrete aspettare molto, perché sto lavorando come un cammello, sicuramente si avvierà anche appunto il sito internet, forse anche prima, forse anche prima, che non ce ne stiamo occupando noi direttamente, grazie a Dio, altrimenti mi esplode la testa. No, non sono chiusi i Draw My Dream, il Pro ci sono stati già richiesti e li farò dopo la live su Instagram, sulle storie. E quindi niente, dovrete aspettare anche per il merchandise. Mi fa piacere che ce lo chiediate perché insomma l'obiettivo del merchandise è vendere, quindi se avete voglia insomma di acquistare, tenete questa voglia pronta. Ma quindi il fantamorto dei PG di Intel lo farete? Sembra un po' aggressiva come cosa, eh? Un po' cattivella. Vedo tante domande, non me l'aspettavo. Da cosa è nata l'idea di creare Intel? Dalla voglia di creare qualcosa di nuovo, di diverso, che non c'era su YouTube. Anche se voi potrete dire già c'era il gioco di ruolo, sì, già c'era, non in questa forma, è da un mio desiderio. Ho avuto quest'idea 2 anni fa e l'ho provata a mettere in pratica. Ho trovato le persone giuste e l'ho fatto.
Avete mai intenzione di chiamare uno dei Jackal o altri youtuber non del settore GDR per una one shot campagna? Sarebbe una bella partnership? Sì. E non escludo anche per Luxastra. Non sto parlando nello specifico dei The Jackal, anche se mi piacerebbe molto perché sono uno dei pochi canali di YouTube Italia che davvero stimo e seguo. Ma al momento non zezza. Aspetta che mi pio l'acqua perché... Mazzi, nasce la sete. Ma la terza stagione di Luxastra inizia l'anno prossimo? No, no, prima. Decisamente prima. Non manca tanto tempo, ragazzi. Vi posso dire una cosa che è certa, che è canonica. Non inizierà d'estate. Cioè, col cazzo che faccio iniziare Luxastra d'estate. Sto sacrificando la mia estate per lavorare al massimo, al meglio delle mie capacità. Ma... quanto prima, quindi fatevi i calcoli. Io non vi dico una data perché ho paura. Ogni volta che la dico la sforo. Vi posso dire che mi auguro, come finisce l'estate, che voi possiate godere di Luxastra. Magari nel corso dell'estate, se vedo che i lavori vanno bene, cominciamo anche a fare un po' di annuncini, così un po' di chicchettine, sai, tipo trailerini. Simo, buongiorno. Ma ieri non c'è stata alcuna pubblicazione sul primo canale. Doveva esserci RPG Story? Sì, non c'è stata, è vero, purtroppo salteremo forse, credo, questa settimana la pubblicazione del primo canale. Oggi, ad esempio, so che Matt e Luca si sono visti per registrare i Dungeon Master of the Universe, quindi ci stiamo riallineando. L'estate è un periodo di grandi lavori. Sappiate che quando tornerà Luxastra, il canale prenderà un via che non si fermerà più. Quindi abbiate solo un pochino di pazienza in questi giorni. So che ne avete avuta tanta nel periodo di lockdown. Siamo comunque riusciti a darvi settimanalmente contenuti sia su Twitch che su YouTube, grazie all'enorme lavoro che avevamo fatto prima. Domandone, un giorno in una galassia lontana lontana farete la one shot che vi siete promessi a vicenda con il Cerbero durante le loro live? Secondo me sì. È successo prima della pandemia, quindi forse se non ci fosse stata la pandemia l'avremmo già fatta. Adesso ovviamente siamo in corsa, quindi abbiamo altre priorità, ma siamo in ottimi rapporti con il Cerbero. Ogni tanto mi sento anche con Marra, quindi mi farebbe strapiacere, ragazzi. Ci siamo trovati molto bene io e Matt, in particolare con Marra. Arrivo adesso, spero di non essermi persa nulla di importante. Tranquilla, Anna Pacian. Se ti sei persa qualcosa di importante, potrai rigustarti questa live con solo me tra 2 giorni, 48 ore, e viene ricaricata su youtube.com/IntailTV. Allora, la produzione dei fumetti come procede? Molto bene, molto bene. Il terzo, ragazzi, il terzo volume è straricco. Matt e un'altra persona ci stanno lavorando tantissimo, anche il fumettista, colorista. Stiamo già lavorando anche al quarto volume e a breve cominceranno i lavori per il quinto e il sesto volume. Quindi mi è scivolato il dito dove non doveva. Piccola curiosità sullo studio: qual è la percentuale di soddisfazione da 1 a 100? C'è qualcosa che vi manca, che volete o siete soddisfatti? C'è sempre qualcosa che manca, Teodolite. Ma sono molto soddisfatto, estremamente soddisfatto. Va bene al di là di quelle che erano le mie idee su quello che avremmo potuto realizzare. Mi sarebbe molto piaciuto avere uno studio, era una cosa che desideravo, cioè dedicata a quello che facciamo, su YouTube, Twitch. Era una cosa che desideravo già dai tempi dei Fancazzisti Anonimi, ma mai, mai, mai mi sarei aspettato che sarebbe successa con un canale più di nicchia come quello di Intail, e mi sta dando molte soddisfazioni. Poi c'è tanto lavoro da fare, tante spese, tanti sacrifici, soprattutto in quest'estate, che ci si è schiacciato il lavoro che avremmo potuto fare in 6 mesi, lo stiamo facendo in molti meno. Però, figo. Tranquillo, non volevo sembrare impertinente o simili. The Real Sbini, tranquillo. Avevo immaginato che era per impegni, seri, lo slittare della pubblicazione. Vomito di Ann. Tranquillo. No, ma figurati, mica che me la sorpresa. Oh. In una sessione di storia, che animali vorresti giocare? In una sessione di storia mi piacerebbe giocare una puzzola. Che si addice perfettamente all'uomo di merda che sono. Buongiorno Simo, ma la collana con il logo di Intail è parte del nuovo merchandise? Ok, allora, questa collana mi è stata regalata
da un fan o una fan. Ammetto che in questo momento c'ho un vuoto di memoria, quindi non mi ricordo il volto della persona che me l'ha regalata. Però ne approfitto per ringraziarlo, barra ringraziarla. È successo in una fiera e, sai, nelle fiere vedo così tante persone che poi c'ho il cervello che è bagato, quindi. Comunque ti dico solo comunque. E basta. Interpreta quello che vuoi interpretare. Sto lavorando parecchio, soprattutto a un progetto che potrebbe avere a che fare con questa richiesta legata al merchandise. Ah, quando finirai di montare Luxastra andrai in vacanza? Penso di no. Penso di no. Forse sì. Forse non mi dispiacerebbe buttarmi ad Amsterdam qualche giorno, magari che ne so, mi acchiappo Giulia, Matt, ma qualche giorno. In realtà l'intenzione quest'anno è di farvi avere su YouTube e su Twitch giochi di ruolo continuativi. Quindi, cioè, il mio obiettivo è far sì che non passi mai una settimana, se non magari che cazzo ne so, PD, la settimana di Natale non ha molto senso che si pubblichi, a meno che non siamo riusciti a fare per tempo una sessione proprio dedicata a natalizia. Però ecco, io vorrei fare in modo che, boh, finisce la terza stagione di Luxastra e inizia già la settimana dopo una nuova mini campagna, magari dedicata a un altro universo. Un po' come facciamo su Twitch, però anziché cambiare ogni mese e mezzo facendo campagne brevi, su YouTube voglio fare campagne più corpose con un editing serrato e quindi io devo lavorare tutto l'anno all'editing, che è la mia passione, eh? Quindi tu non sei un uomo di merda perché non mi conosci, non ti so sottovalutare mai più. E poi non ho letto perché è andato sopra. Simone, quanto sollevi di panca piana? Allora, sono calato tantissimo, ero arrivato a sollevare anche 80 kg quando andavo forte, quindi 40 per parte, se non di più forse. Adesso sto facendo, cioè il mio tono muscolare si è abbassato di tanto perché anche già prima della pandemia avevo mollato, avevo cominciato a mangiare male, non andavo tanto in palestra. Poi c'è stata la pandemia e a parte l'allenamento che ho fatto con voi in diretta su Instagram, non è che ho fatto granché, sono stato fermo. E adesso sto. Ora dovrei avercelo segnato sull'app, ma ci metto troppo tempo a vederlo. Vado a memoria. Dovrei fare le serie tipo da 10-15 per parte, quindi 30 totale. È molto poco, ma anche perché quando faccio l'allenamento del petto, non faccio solo panca piana, ma ne faccio vari. Quindi se mi spompo con una, poi gli altri faccio così, no? Divento un T-Rex. Domanda importante, da parte di un bimbo di 6 anni, ok, allora, ma se dai a un animale una racchetta da ping pong e una pallina e l'animale inizia a palleggiare, che animale è? Mia nipote mi ha chiamato solo per questo. Beh, direi una scimmietta. Aspetta, se dai a un animale una racchetta da ping pong e una pallina e l'animale inizia a palleggiare, ma è una scimmietta, credo. Eh sì, una scimmietta. Che cazzo di domanda è? Vabbè, salutami il bambino. E detto così, suona un po' da prete. Anche perché il progetto è palestrato, ma magari, bello, ma che Dio ti ascolti, intelligente, affascinante, famiglia che non conosciamo, persuasivo, gentiluomo, premuroso, gente. Sì. No, raga, no. Domanda, come mai non fate una lista dei desideri su Amazon? Perché non ci avevo pensato. Non ci ho pensato. Potrebbe essere utile. Più o meno quando avremo la terza stagione di Luxastra, ho risposto prima. Sto cercando di farvela avere il prima possibile, spero al termine dell'estate. Concordo. Vabbè, basta questa storia dell'uomo de merda, raga. Sono uomo de merda. Stavo dicendo, ok, va bene, basta. Curiosità nella stagione perduta. Fino a che giorno siete arrivati? No, non siamo arrivati assolutamente allo scontro con Corialus. Posso dire che abbiamo qua praticamente. Stiamo lì lì adesso con la sessione che abbiamo giocato l'ultima volta del gruppo A.
visto che nella stagione che non deve essere nominata, il gruppo B non è esistito, perché Render è rimasto con il gruppo A, ti posso dire che siamo ormai più o meno pari, quasi. Ciao Simone, ciao Waria, ti ho conosciuto con la casta, con Richard e Frafrog, che seguo da anni. Che malinconia, ce l'ho anch'io quando ci penso a quei giorni. Avete dei progetti futuri insieme? Non ti ho più rivisto con Frafrog e Richard. Sì. E taccio. Simone balla. No, non mi farsa, c'ho mal di testa, ve l'ho detto prima. C'ho mal di testa, non ce la faccio. E poi ballo de merda. Cioè io per ballà mi devo ubriacà. Se mi ubriaco, bevo, insomma, brilletto. Ballo pure cose tipo, mi ha raccontato Matt e Giulia, che quando siamo andati al party di Twitch, che è un party indetto appunto da Twitch, dopo che c'è stato il Games Week e c'erano tutti i Twitcher, tutti i partner eccetera, io là effettivamente ho un po' esagerato con i drink e mi hanno detto che ho ballato perfettamente la breakdance. Io non ho mai studiato, mai ballato breakdance in vita mia, quindi a quanto pare, assumendo alcol, faccio cose che voi umani potete soltanto immaginare. Ma in Luxastre, i personaggi di che classe sono? È una domanda che non rispondiamo volutamente. Ci potrai arrivare, potrai scoprirlo, ma non è questo il giorno. Allora, quante ore dedichi al montaggio? Utilizzi programmi Adobe tipo Premiere? Sì, abbiamo il pacchetto Adobe. E, io vi posso dire che la mia giornata è questa. Mi sveglio alle 6:30 del mattino. Colazione con Roberto, TG Rob, che ritorna, tra l'altro, questo sabato. È quasi canon. E... No, scherzo, se no non mi riprendo. Quindi mi sveglio alle 6:30, faccio colazione, vado in palestra, alle 10 sono qui, comincio a editare, faccio pausa, pranzo intorno a mezzogiorno e mezza, mezzogiorno. All'1 abbiamo la live, termina la live alle 3, torno in sala regia, scarico la live. Vi sto dicendo proprio quello che faccio durante la giornata. Canon, tutti i giorni. Scarico la live da Twitch, la ricarico su Intel TV, la programmo, riapro Adobe Premiere e edito fino a mezzanotte e mezza. Faccio pausa se devo fare dei rendering, se devo esportare. Chi mastica un po' di programmi di montaggio sa che cosa vuol dire. Poi, finito, chiudo baracca e burattini, salgo su casa, che grazie a Dio c'ho casa praticamente sopra all'ufficio, dormo e ricomincio. Queste sono le mie giornate e mi piacciono. Mi manca un po' mi mancano alcune cosine, potete immaginare, però questa è la mia giornata. Ma sei da solo in studio oggi? Sì, vi tocca. Ditemi se si sente la musica, io non ho idea perché non la sento, se vi piace, se volete che cambi, fate pure richieste, purché non abbiano copyright. Quindi magari manteniamoci sulle soundtrack dei videogames. Simo, se vuoi dire che sei un uomo di merda, ma ancora ne state parlando? Dillo pure, ma ricordati che non è con l'oro o i diamanti che si fanno crescere. Poi sei andato sopra, non leggo più. Simo, ti prego dimmi che porterete Sabaku, non te lo posso dire, ma la pausa cannetta... La pausa cannetta, la seconda pausa cannetta, non si può... Non, a parte che non potrei dirlo, ma comunque non fumiamo in studio. Musica c'è, musica sotto, ok, va bene, grazie Luca. Che... Quale musica? Non si sente, ma porca puttana. Non si sente la musica? Allora, provo ad alzarla, ditemi se... Se si sente, Cazzo, l'avevo messa. Provo ad alzarla un pochetto. Ma come non... Non si sente, Gesù, io fino adesso stavo senza musica, ma davvero? No, raga, sono uno streamer di merda, oltre che un uomo di merda. Aspettate, vediamo se sono diventato bravo. Sì, adesso si dovrebbe sentire, forse è anche troppo alta. Che ne dite così? Troppo alta? Se vi piace adesso, sì, perfetto, ora si sente perfettamente, grazie.
35 minuti senza musica, solo con le mie parole. E non vi siete annoiati, meno male. Ancora Zelda, stonks. Oh, se vi fa schifo Zelda la tolgo, eh. Ma a me bastava la musica della tua voce. Oh, Ramen Girl, grazie, grazie. Ora non si sente già più, ma come? Sì, Sad Giorgio, abbiamo messo la pedana. Intanto chiedo scusa a tutti coloro a quale non ho risposto, perché vedo che stanno arrivando una fracca di domande. Stavo strozzando con la mia stessa saliva. Quindi rifatele pure, eh. Ciao Cloud! Cloud Mastronardi in chat. Ragazzi, ondata di vomito per Cloud, che è una persona meravigliosa, oltre che un disegnatore di Cristo e un player fantastico. Simo, come mai Andros ha avuto difficoltà a venire in studio? Non abita vicino a voi? Allora, abita in una zona di Milano abbastanza delicata. Ora, non entro nel dettaglio perché preferirei che lo facesse lui, eventualmente sulla sua live, nello spiegare perché è rimasto molto più di altre persone chiuso in casa in quarantena. Praticamente la prima volta che è uscito da quando è iniziata la quarantena è stato ieri per venire a registrare il gruppo B. Motivi preferirei che li chiedesse a lui, perché insomma non sono cazzi miei e forse non sono neanche cazzi vostri. Ma come funziona il Draw My Dream? Allora, praticamente riscattano con i punti canali il Draw My Dream e tu riscattandolo puoi scrivere chiedendo, facendo una richiesta su cose, su una cosa che posso disegnare. Si possono accumulare fino a 3 cose da disegnare, io devo miscelarle in un unico disegno, poi lo posto nelle storie di Instagram di Intail. E sì, visto che me l'avete chiesto la volta scorsa chi cazzo mi chiama a quest'ora, pubblicherò poi le storie, le metterò, non posso rispondere. Allora, mi sono sempre chiesto, ma questa cosa del rutto e svenimento è una cosa seria o solo per scherzo? Ma veramente te lo stai chiedendo? No, è una cazzata. Siccome io e il mio coinquilino ruttiamo come degli scatafasci in casa, negli anni abbiamo sviluppato metodi teatrali per farlo, sia rotti che scorregge, quindi, e quindi adesso io svengo quando rutto, punto. Ma non è serio, è una stronzata che mi diverte molto. È stato il medico a consigliare di gridare alla Bama Man. Sì, prendi per canon quello che ti dice Teodolite. Sì. Non volevo mica sapere i cazzi suoi. No, ma io forse c'ho un modo di esprimermi a volte del cazzo. Non ti stavo dicendo fatti i cazzi tuoi in maniera aggressiva. Io purtroppo a volte ho sto modo di parlare che sto sul cazzo a tanta gente. Era solo una curiosità e se aveva semplici problemi logistici, sorry, ma figurati. Anzi, scusa me che sono stato un po' aggressivo nel dirtelo. E grazie a Unil Kelly Felix, che si è abbonato per il secondo mese di fila, grazie. E Frabo Best, grazie, grazie mille. Ragazzi, a tutti coloro che si stanno resabbando, che effettivamente abbiamo avuto un calo drastico di sub con il nuovo mese. Ciao Simo, dimmi qualcosa da far fare in una sessione ai miei player di D&D. Aspetta, bevo e ci penso. Falli arrivare in una città dove c'è una gara di triathlon e si possono vincere un sacco di soldi, però li devi far competere anche con altri NPC abbastanza forti, maghi, stregoni, eccetera. Una bella gara. Bella gara, figa. Perché la Bama Man? Perché siamo dei coglioni. Raga, ma non chiedete il perché di ste stronzate. Sono stronzate. Prendetele per quello che sono. Stronzate. Abbiamo i nostri meme interni e vi contagiamo e contagiamo altra gente. E beh. Oddio, mi prude l'occhio. Una sessione su Pokémon Mystery Dungeon. Ma sessione di gioco di ruolo, dici? O proprio una partita? Non mi piace tanto. Scusa per il calo dei sub, ma io e Wolfer non stiamo avendo più quell'intesa che c'è stata una volta. Ma Rashaco, ma che cazzo stai di? Anzi, grazie per tutto quello che hai fatto. Mica che c'è, cioè, veramente. Ora non voglio farti i conti in tasca, ma porca troia. Io parlavo in generale per quelli che erano proprio abbonati. Gli abbonati regalati so che per la maggior parte poi non si rinnovano. Ma una one shot con Leswin Ananes, dove lo scopo è il matrimonio sul divano. Che ancora che ritirate fuori sta storia. Non credo che Lice sia tipo da nerdare, eh.
Già sono rare le ragazze che giocano di ruolo. Figuriamoci se Lice, che sta in Spagna, fa la modella. Berro, ciao Simone, sono tuo padre. Ho lasciato le chiavi di casa sotto il tuo appartamento facendole custodire da quel tuo amico barbuto. Grazie, papà. Ma non credo che tu sia papà. Ma per il semplice fatto che papà è un po' un boomer, non credo sappia scrivere i commenti su Twitch. Se mi stai seguendo, papà, ciao, ti voglio tanto bene. Shadow Channel TV, grazie per l'abbonamento di Twitch Prime. Danke, danke very much. Simo Gurzag, comunque a breve ci sarà la mia sub. Io semplicemente, avendo solo la possibilità di un sub Prime, già faccio... Oh, tranquillo, non ti preoccupare. Grazie. E grazie anche ad Alfi004 che si è sabbata. Sì, Mystery Dungeon ruolata. Ma... boh, potrebbe essere, sì. Potrebbe. Non è al momento... Diciamo che ora ci stiamo... Abbiamo una scaletta di cose da fare e non possiamo pensare alle cose da fare oltre questa scaletta, perché già questa scaletta si protrae tanto in avanti. Ma roba a tema Pokémon, non ti preoccupare che ci sarà. Simo, una domanda. Ma ci sono stati... Oddio, che è? Combattimenti. Sì, come hai intenzione di gestirli, lato regia, miniature o altro? Sì... Ovviamente ci sono combattimenti e essendo che questa stagione, grazie Lollo Marziano per il sub, dura più della stagione 2, avrete più combat gestiti. Abbiamo più interfacce grafiche, ok? Vi posso dire che in questa stagione ci sono più, c'è più dinamismo nella regia proprio delle camere, eccetera. E sì, abbiamo le miniature, ma anche nella seconda stagione avevamo le miniature. Quindi faremo una roba con... voglio tanto sound design, anche effetti sonori. E Funky come sta? Grazie che me l'hai chiesto, Alessia. Funky, la mia figliuola, la mia cagnolona patatona, sta molto bene. C'ho avuto un piccolo problemino alla zampa, che ha perso un'unghia, e... però se ne è occupato papà, che l'ha portata dal veterinario da tipo 2 settimane fa, adesso sta bene. Si parla Margu del più e del meno, sono da solo, quindi attaccatemi, colpitemi quanto volete, fatemi tutte le domande che volete e mi assumerò le responsabilità di quanto dirò. Ma basta con questa storia che non ci sono ragazze né no, ci sono le ragazze, ce ne sono poche rispetto ai ragazzi. La maggior parte dei miei giocatori sono donne. Beh, sei sculato, mia moglie inclusa. Giudge Magikarp, sei un marito fortunato. Ciao Simone, sono sempre tuo padre. Non so cosa sia un boomer, ma va bene così. Berro 94 è papà. Va bene, ragazzi. Non è vera sta cosa. Simo, ma i video di IntenTV li farete podcast? No. Che sarebbe bello sentirvi su Spotify. Non escludo che domani faremo un podcast. Non è attualmente tra i nostri pensieri, perché ne abbiamo anche troppi. Tanto che se ci arriveranno, per farvi capire come siamo messi, proposte commerciali che ci richiedono più impegno, altro lavoro, non lo accettiamo, perché siamo pieni. Fino a qua. Non c'è spazio per altre cose. Adesso. Essendo che inaspettatamente molti italiani reclamano una campagna a tema Dragon Ball masterata proprio da te, tu come immagini un'ipotetica ambientazione e mondo di gioco? A me piacerebbe molto giocare, se mai un domani veramente succederà questa cosa che mastererò Dragon Ball. Non so perché siete fissati e mi state chiedendo tutte le live questa cosa. Mi fa piacere perché io amo Dragon Ball, chi mi conosce lo sa. Credo che la farei ambientata nel periodo prima, diciamo quando il maestro Muten era giovane, per intenderci. Mi piacerebbe prendermi delle licenze poetiche ed esplorare il prequel di Dragon Ball, più che il dopo, l'alternativo, gli altri universi. Mi piacerebbe restare sulla Terra e piuttosto che fare una cosa Goku-centrica, ma la farei Muten-centrica. Secondo me il maestro Muten è un personaggio che ha tanto ancora da dare. Poi, se in Season 3 avremo nuovi giocatori, mi chiede... Non lo so da nominare il tuo nome. Streddy Ball. Credendo Vides. Questo è uno spoiler che non vi faccio. Simone lo voglio come master per Brancalonia. Non mi dispiacerebbe. Poi bella domanda Simo Gurtag, che mi chiede
se ho mai giocato con diorami 3D, mi sembra di aver letto. Purtroppo scorre velocissimo la chat. Beh, stiamo usando dei diorami bellissimi, delle miniature fantastiche, miniature fatte con Hero Forge, le potete fare anche voi, è un sito internet. Praticamente ti permette di customizzare il tuo personaggio scegliendo razza, classe, outfit, eccetera, pose, espressioni. Te lo stampano in 3D e te lo spediscono colorate da Gabrio. E mentre i diorami molto belli sono stati realizzati a mano da un artigiano, Dungeon Next, che è lo stesso, trovate gli sponsor nella descrizione degli episodi della stagione 2, che ci appunto ci ha realizzato il diorama della stagione 2. Che canzone è questa? Che cazzo ne so? Non lo so, ho messo Music for Studying Special a tema videogame, quindi è la musica di un videogioco. Però ora io manco la sento. Quanti episodi saranno più o meno Luxastra stagione 3? Parecchi. Di più della stagione 2. Copriremo un arco temporale molto ampio. Quindi spero vada bene, spero vi piaccia, perché una volta che inizieremo a pubblicare, cioè, continueremo a pubblicare per parecchio tempo. Se poi tipo la stagione non vi piace, son cazzi, no? Cioè, mi sparo probabilmente, no? Non è una minaccia, ma... Questa è già una risposta, sì. Ora il dubbio è chi saranno i nuovi player e soprattutto ci sarà Gerry Scotti. Quanto sarebbe figo. Simo, vorrei troppo vederti giocare sia su Not The End, che ho già detto mi piacerebbe giocare, dove puoi fare casino quanto vuoi, e su Mage The Ascension, nel mondo di Tenebra, in cui puoi inventare i tuoi incantesimi personalizzati. Secondo me faresti robe spettacolari. Sicuramente ci giocherò, e quando arriverà il momento magari mi beccherai. Dangerous, Rob, che cazzo ci fai in chat? Che dice a Jabri, Matt ormai è perduto. Mi sono perso il contesto. Intanto ci fa sapere Starkiller 847 che la canzone in diretta è Eyes on Me da Final Fantasy l'8, se non leggo male, versione pianoforte. Poi campagna horror, che ci chiede Song Myself, l'abbiamo già detto, arriveranno. Aspettatevi soprattutto da Twitch, che appunto dove partoriamo tante campagne sempre diverse. Grazie Dottor Ferro per l'abbonamento. Aspettatevi varie ambientazioni differenti. L'horror è una di quelle tematiche che toccheremo, assolutamente, statene certi. Intendevo con il tabellone 3D in scala del mondo di gioco, come se in Luxastra... Ah no, non mi è mai capitato. Purtroppo non ho mai avuto questo piacere. Ma se vivessi in Dragon Ball, di che razza vorresti essere e perché? Umana. In Dragon Ball vorrei essere umano, perché secondo me i personaggi umani di Dragon Ball sono i più fighi. Poi c'è Junior, cioè Piccolo, il grande mago Piccolo, ma i personaggi umani, cioè tra i personaggi che amo di più sono tutti umani, e in particolare in primis il maestro Muten, che ho tatuato qua, che per me è il mio personaggio preferito in assoluto. Su due piedi, che razza e classe faresti in una campagna su Star Wars? In realtà adoro i droidi tantissimo di Star Wars, soprattutto quelli interpretati da Luca nella prima sessione di Armored Soul. Tra l'altro vi ricordo che giovedì si va in onda qui su Twitch con la seconda sessione, eh? Se vi siete persi la prima la trovate su YouTube. E però credo che andrei sul anche lì sull'umano. Il che è strano, vi ho detto, mi avete fatto due domande sulle razze e vi ho risposto due volte umano. Io di solito nei GDR non faccio mai gli umani. Ah, Rob, si parlava del rapporto di Matt con la Monster al Mango. Però guarda, ieri si è quasi sentito male con la Monster al Mango, quindi secondo me si darà una calmata, eh. No, quasi, si è sentito male ieri. Te lo sei perso, Rob. Simone, volevo ringraziarti perché grazie a te e dal tuo progetto ho riscoperto delle passioni che avevo ormai lasciato per ragioni stupide. Quindi grazie a te e a tutto il cast di Intel, siete stupendi. E io ringrazio te, De Micco, perché hai fatto parte, fai parte della nostra community e stai contribuendo a far crescere il nostro sogno, quindi grazie.
tutti questi ringraziamenti, anche Dottor Ferro, grazie ragazzi. Anche per i complimenti di paga, ragazzi, sto leggendo una marea di ringraziamenti e complimenti, grazie. E sono reciproci. Parlando di tatuaggi, Simo, cosa ne pensi se mi tatuassi sul braccio la scritta "Lancio una granata" con il segno del rimbalzo della granata con essa che esplode alla fine? Penso, Sciaco, che saresti un pazzo. Già che ho visto... Wolfer, se non sbaglio, ora non vorrei dire una cazzata, non mi ricordo se è stato Wolfer o Sciaco, cioè o te, che si è tatuato il bestia di Chavadon. Sapere che qualcuno si fa un tatuaggio dedicato a un'azione di un mio personaggio, di un gioco di ruolo, in questo caso Cyberpunk, cazzo, che cosa ti devo dire? Sarebbe un onore. Saresti matto, ma mi hai già dato prova che tu sei matto, della tua pazzia. Conosci Morte Bianca? Sì, lo conosco, oggi non so parlare. Però non ho letto che altro hai detto, aspetta che... È un tipo che parla di filosofia e scrive più pasti, sì, lo so. Tuo padre vorrebbe vedere che facciate amicizie per equilibrare le amicizie, va bene? Va bene, papà. Non ho avuto il piacere di conoscerlo, Morte Bianca, però lo seguo. Sono io, capo, il pazzo del... eri sempre tu, Sciaco, sì, perché ti ho anche scritto. Però a volte ti confondo con Wolfer perché fate i combattimenti e io non ho ancora un volto in testa, né di te, né di Wolfer. È stato Sciaco, infatti, sì. Beh, sì, diciamo, madonna. Siete dei pazzi. Mi fa molto piacere, ma... mi domanderei perché lo fai. Non so se magari ti è piaciuto tanto Jeff. A me non è uno dei miei personaggi che ho interpretato preferiti, però io sto ancora aspettando il goblin che scopre il maiale. Hai perso una scommessa, lo so, Giulia, lo so. Ho rallentato tanto con i tatuaggi e ho promesso che lo farò e lo farò. Solo che adesso, per quanto riguarda i tatuaggi, cioè voglio riempirmi il braccio e voglio farlo con una botta sola e non penso che lo farò più in video. Cioè pubblicherò i tatuaggi, ma non penso che continuerò la rubrica, perché tra poco il canale principale verrà inondato di tante rubriche e ai vlog voglio dedicargli un format un po' più consono. Questa è la musica dei livelli subacquei di Mario, non la sento, quindi è una playlist. Cosa ne pensi del fatto che Matt abbia convinto Luca e Giulia a giocare Fallout 76 e stia cercando di convincere anche altre persone? Lo sta facendo anche con me, lo sta spammando più di quanto i testimoni di Geova spammino la loro religione. Penso che è un folle, perché Fallout 76 per me fa schifo, a me non piace, quindi con me non ci riuscirà mai. Mai, mai, mai. Matteo Carreri, sì, conosco il Trono del Muori. Non ho avuto ancora il piacere di parlarci, scambiare due parole. So che lui ha elargito già complimenti al nostro progetto, al nostro canale. Ha detto anche in live che... almeno qualcuno mi ha detto che lui ha detto che gli piacerebbe partecipare. Sarebbe fico, perché io il Trono del Muori lo seguo come utente, come voi, e mi piacerebbe conoscerlo. Cos'è sta Fusei? Che cazzo stai dicendo? Ma se qualcuno si tatuasse vicino alla bocca anche vomita. Ma sarebbe un pazzo. Ma perché farlo? Perché rovinarsi la faccia? Sciaco, Simo, facciamo così. Il prossimo tatuaggio andiamo a farlo insieme. Così famo due per uno. Ci sto. Troviamo un tatuatore bravo. Io considero che voglio trasformare il braccio destro in un fumetto. Ora ho un po' di personaggi, devo aggiungerne altri e voglio trasformarlo in un fumetto. Quindi voglio trovare un tatuatore. Cioè devo andare e devo fare una seduta di quelle proprio tipo super intensive. Ci sto. Famolo. Non so di dove tu sia, però ci sto. Sicuramente dopo l'estate devo finire di montare Lux Astra. E poi devo coprirmi perché lo vedo troppo, troppo bianco questo braccio, eh. Simo, forse lo hai già detto, ma a quante avventure di gioco di ruolo hai partecipato fino ad ora? Prima
prima di Intale. 3. 2. 2. Che quell'altra non si. Cioè, l'altra è stata una one shot. 2. Una con Tommy, tra l'altro. E poi tutte quelle che ho fatto con Intale, quindi Anime Selvagge, Lux Astra e sul canale Luca Comics Cyberpunk con Jeff. Basta. Infatti il dragone sulla schiena tipo Sirio, no? No, sulla schiena c'è un altro che voglio, un'altra cosa che mi voglio tatuare. Wolfer dice: wait, se vi tatuate in zona Milano, se posso mi aggiungo pure io. Va bene. Oh raga, cioè io non ve conosco, però ve conosco da chat. Organizziamo, se ci sto. Mi sembra una cosa abbastanza matta da dire sì. Lo farei. Simo, te le vedrai le recensioni di Armored Soul? Non sono riuscito a vedermi, ragazzi, le recensioni di Vampiri, ma li ho aggiunti, come sapete, alle playlist. E forse non riuscirò a vedermela, ma perché non ho proprio tempo. Cioè, sapevo che una volta finita la quarantena la mia vita sarebbe diventata Lux Astra. Ed è così, è. Le mie pause sono per la palestra, per la live, per mangiare e per fare la cacca. E per dormire, e lo faccio anche poco. Queste sono le... Non trovo il tempo, non sto riuscendo neanche a continuare la maratona di Avatar. Stavo approfittando durante i rendering e le esportazioni. Non ho tempo, avrei bisogno di una giornata da 48 ore. Leo Man in Vespa, io mi sto preparando una carbonara mentre Rutti è tutto così poetico. I tatuaggi da chat, ci dice Leonardo. Sì, Leone e Dragone Soli. Perché il tuo nickname lo leggo sempre Leonardo? Ma che vuol dire? La madre dei draghi. Se vuoi posso metterci una buona parola col trono. Ma io non credo che serva, eh. So che... Cioè, gli devo solo scrivere. Devo trovare il tempo, ragazzi. Una volta che avrò finito di editare la stagione 3, magari gli scrivo al trono. Sarebbe un onore, cazzo. Sono abbastanza matto da aver tatuato un personaggio di League of Legends ed una scritta di wrestling. Penso che a pazzia tatuata sto messo abbastanza bene. Ma allora, guarda, Wolfer, io mi volevo tatuare, però per completare il braccio mi stavo già mettendo d'accordo. Non so se lo conosci, il fidanzato della ragazza che ha il canale YouTube delle Funko Pop, Funko Pop Italian Adventure mi pare si chiami, e c'è il ragazzo che appunto è tatuatore. Volevo andarlo a trovare a Bologna, che già mi aveva promesso che mi avrebbe tatuato. Ora ho tanti tatuaggi in vista da farmi, se vogliamo tatuarci su Milano o da anche fuori Milano, io vorrei andare da un tatuatore veramente De Cristo, e me ne aveva consigliato uno Luca, tra l'altro. E facciamo così, sentiamoci, accordiamoci, mi informo un po'. Elisa, esatto, sì, vabbè, non mi ricordavo il nickname, non il nome. Elisa, che io chiamo Elena, ma vabbè. Sì, Gwyn, lei Italian Adventure. Adesso voglio minchia, riassunto di Luxastra del Trono del Muori. Porca troia, che ficata sarebbe. Non credo che le farebbe, perché sarebbe un pazzo. Più che altro non è una... Cioè, non penso proprio che lo farebbe. Però sarebbe, porca troia, da sborro. Simo, ma prendere un altro montatore? Lo so che vuoi fare le cose a modo tuo, ma magari perdere tempo e allenare un'altra persona potrebbe risparmiarti un po' di lavoro in futuro. Non per Luxastra. Luxastra sarà montato sempre e solo da me. Poi c'ho l'aiuto di Luca, che ci inserisce lui le animazioni, le immagini, c'ho il sound designer, c'ho gli illustratori. Luxastra lo monterò sempre io, cascasse il mondo. Per altre campagne nego la possibilità che un altro montatore, dopo aver fatto... dopo averlo seguito, avergli spiegato come voglio che siano fatti i montaggi, potrei aggiungerlo al cast. Minchia, siete 417, raga. Visto che il trono non si mostra in volto, come farete per un'eventuale campagna? Ma ci sono mille modi per inserire una persona che non si mostra in volto, ragazzi. La creatività... Madonna, sembra un calendario così, aspetta.
Avviciniamo il tavolo. Ah, che bello così, sì. Con l'arietta addosso. Fantastico. Simo, io, te, Wolfer, Cerbero, dopo l'estate ci organizziamo e ci andiamo tutti e tre a Milano a farci il tatuaggio. Sono convinto. Ma potrebbe anche non essere Milano, eh? Intanto, di dove cazzo siete voi due? Cioè, so che, se non sbaglio, Shaco, tu dovresti essere tipo svizzero, una roba del genere. O forse Wolfer, non lo so. Possiamo anche andare da qualche altra parte, non necessariamente a Milano. Cioè, voglio andare dove c'è un tatuatore che ha lo stile che dico io. Magari lo decidiamo insieme. Ah, Shaco, tu sei vicino, sei di Monza. Allora era Wolfer di svizzero. Infatti. Io avrei tranquillamente evitato di mostrarmi in viso, dice Cloud. Perché? Ma come, sei un bel ragazzo. Dai, che è pieno di ragazze che ti stanno a fare pure i complimenti. Ma perché devi evitarlo? C'hai carisma, sei bravo. Io sono contento, anzi, che fai parte del cast di Armored Soul. Adesso voglio il calendario di Intel. No. Sanseri, vieni a Roma a fare il tatuaggio, che vengo anche io. Ma guarda, ho un'amica tatuatrice a Roma che probabilmente andrò a trovare una volta finito Lux Astra. Non escludo che mi possa tatuare. E in caso, con Sanseri me lo faccio a Roma. Tanto, raga, io già mi voglio scarabocchiare tutto. Allora, intanto grazie LBF per l'abbonamento del quarto mese di fila. Grazie mille. E ci dice, yeah, finalmente ce l'ho fatta a riconnettermi. Complimenti, ragazzi, purtroppo ora ho meno tempo per seguirvi, ma lo faccio sempre recuperando i video. Continuate così. Grazie LBF, grazie mille. E grazie per l'abbonamento. Che ne pensi di un Intel Tour, ci chiede Rape98, in giro per le città d'Italia, a giocare di ruolo con le persone che vengono lì? Poi, se va bene, si va a bere tutti insieme. Allora, l'Intel Tour è una cosa al quale abbiamo pensato tanto, ne abbiamo parlato parecchie volte. Grazie anche ad Anes DJ per l'abbonamento e per le belle parole. Non le escludo, è una cosa che forse avremmo potuto già annunciare se non ci fosse stato il Covid, perché se ne stava parlando proprio prima della pandemia. Mi intrigano varie cose, soprattutto voglio... quando sarà finito questo terrore adesso del Covid. Adesso c'è sta, vabbè, pure la peste bubbonica delle marmotte, vabbè. Quando il mondo si sarà calmato un attimino, anche l'Inday è una cosa che mi è piaciuta tanto e vorrei replicarla, non più esclusivamente all'interno di un locale che ha posti molto limitati. Mi piacerebbe fare una cosa più grande, ma intanto bisogna vedere quanto crescerà il progetto. Ora siamo in una situazione molto ferma, questo è il periodo, diciamo, più basso. Intel fa un diciamo una boccata d'aria fresca quando ogni volta che c'è Lux Astra cresce incredibilmente la community di Intel in ogni stagione di Lux Astra, quindi vediamo che succede con la terza. Se diventiamo un canale veramente tanto grande anche, insomma, nel panorama italiano, non escludo che si possano fare cose di questo tipo, sia tour che, perché no, addirittura azzardo a dire, una piccola fiera a tema Intel. Ma quanto sarebbe figo. Poi vabbè, cioè, ci devi avere i numeri per fare una cosa del genere, se no sei un cazzone e basta. Domandone: nelle sessioni registrate finora ci sono stati plot twist clamorosi? Per twist clamorosi io intendo eventi del tipo Rendar che va in chiesa, le vere identità di tutti, del mondo onirico. Uno sì, per adesso ce n'è stato. E secondo me ce ne saranno vari in questa stagione. Oh, stavolta non manco all'Inday, dai Alessia. Prossimo Inday al Piazza Duomo, madonna. Infest. No, mi piace il nome Inday. Ma chi è quest'uomo affascinante? Ah! Grazie, zio. Io mi tatuerei volentieri, ci dico, oggi state in fissa con i tatuaggi oggi, eh. Matteo Carreri ci dice, ma primo non c'ho i soldi, e secondo dono il sangue, quindi preferisco vedergli e basta, ci sta.
Ma una cosa, cioè, chi ha i tatuaggi non può più donare il sangue? O se ti fai il tatuaggio poi devi attendere un tot per donare il sangue? Perché non so bene com'è sta storia. Poi Sanseri dice: ho un LARP nel mondo di Luxastra. Ma guarda, Sanseri, a me mi sarebbe tanto piaciuto quest'anno. Cioè, era sicuro che sarei andato a fare la mia prima LARPata con... Cazzo, non mi viene il nome. È l'associazione più grande di LARP che sta tra l'altro a Roma. E l'ho nominata un sacco di volte in live, adesso non me la ricordo. Porca troia. Che so che c'è un sacco di gente che fa... il Villages, grazie Giugio Magikarp. Che fa un sacco di LARP a tema Luxastra dentro il Villages. Io ci sarei andato quest'anno, però c'è stato il Covid. Ora, non ho mai fatto LARP, ma mi piacerebbe molto. So che a Roma ce ne stanno vari. Se mi ricordo, volevi venire a Village. Sì, è il Village. Ci sarei venuto anche io, vestita dal mio OC di D&D. Io in caso verrei, non escludo anche da Ann. Mi piacerebbe molto. Ma credo che, cioè, insomma, se faccio un LARP non mi metto a fare battaglie. Mi metto in locanda a bere, a giocare a carte, probabilmente a fare le quest al massimo investigative, cioè vado a fare il giullare di corte, non sono tipo da con la spada, no, sudare al sole. All'ultimo in day ci dice Repe 98: volevo venire per giocare partendo da Genova, però i biglietti per fare anche da player erano già finiti. Cazzo, sono finiti all'istante. Non mi aspettavo che serve, anche perché avevano un certo costo. Come farebbe Anne, giustamente, certo. Allora, per tatuaggi e piercing devi avvisare e ti mettono in pausa per 4 mesi dalle donazioni. Ah, ok, grazie. Anche per i piercing. Jorzan 314: le vostre live a quest'ora sono l'unico lato positivo dello smart working, però purtroppo alle 14 la pausa pranzo finisce e si deve tornare a snobbare. Infatti vedo che alle 14 c'è sempre un calo. Comunque grazie mille per tutti coloro che ci stanno facendo compagnia, che mi stanno facendo, quelli che sono da solo oggi. Simo, mi spiace lasciarti, ma vado da Sara. Ma figurati, grazie Sciaco per la compagnia. Grazie per il bellissimo tempo passato con te. Finora, continua così, sei un grande, grazie. Aspetterò la prima fiera, il primo evento con voi, per conoscervi e abbracciarvi. Sarà un piacere, Sciaco. Salutaci, Sara, salutami. Mi dimentico che sono da solo, non sono abituato a fare le live da solo. C'è Andros? Mi sono perso... Fermi! Mi sono perso Andros in live. Che cazzo stai dicendo? Ha scritto un commento. Dove sei? Patato. Dove sei finito? Non trovo il... Non trovo il commento di Andros. Fermi! Sì, deve aver commentato Andros, ma me lo sono perso. Dark Andros Official. E se fossi Andros, cosa vuol dire? Quanto ancora sarai in live? Ma allora, io tutti i giorni su Intel siamo in live dall'1 alle 3. Ora, se non ci sono domande, perché so che adesso cominciano anche le live di altri, magari chiudo prima, oggi che sono da solo, se vi siete rotti il cazzo. Sennò, puntata preferita di Luxastra? La puntata dove litighiamo nella seconda stagione, che credo sia la... Anche l'ultima mi è piaciuta tantissimo, nonostante Anne viene fatto fuori. Però la puntata credo sia la 3, quella dove litighiamo tutti. O è la 3 o la 4 della seconda stagione. C'è una canzone triste in sottofondo. Ragazzi, cambiamo musica, va. Aspettate. Allora, vediamo un attimo di cambiare sta musica che vi state lamentando tutti. Quindi mettiamo una delle mie soundtrack videoludiche preferite. Vediamo se la riconoscete. È
sia andata in play. Ah, credo sia andata in play. Ciao Simone, sono il figlio di Jerry. Sì, va bene. Un bel comico in tail, un con tail. Che figata, sarebbe fighissimo. Ma il giorno di pubblicazione degli episodi di Luxastra rimarrà giovedì? Sì. Cambierete giorno per le giocate live su Twitch? Sì. Probabilmente cambieremo giorno. Vogliamo più project leader? Vabbè, Ramen Girl. Grazie comunque. Sì, sì, no, allora, se volete rimango fino alle 3, che mi sembra noiosa come live se ci sono solo io. Madonna, che tensione quella puntata, ancora i brividi. Era tesissima, ma proprio la sessione è stata tesissima. Tant'è che quella è stata l'unica sessione dal quale abbiamo estrapolato solo un episodio. Super, super intensa. Ciao Simone, non ho nessuna domanda, volevo solo ringraziarti per i progetti che hai portato avanti in questi anni, sia su YouTube che su Twitch. Grazie Harley, grazie mille. Ma lei per caso è in combutta con il governo per nasconderci le cose? Credendo Vides? Viaggi che vorresti fare almeno una volta nella vita? L'Australia, visto che l'ho trattata così tanto male in Animali di Merda, la rubrica che avevo sull'altro canale, ma cazzisti anonimi. Direi che devo fare un bel viaggetto in Australia. E ringrazio anche Ghostbond Ita per la sub. E Gabriele Pusceddu, dalla Sardegna, immagino, visto il cognome. Ah, oh no, credendo Vides. Io sì, ero in quella situazione, ci sarei io se ero in quella situazione ci sarei rimasto male. A cosa ti riferisci, Approach? Comunque il fatto che Andros abbia buttato una citazione così... Ma raga, non me ne sono accorto, non ho letto la citazione di Andros. Che cazzo ha scritto? Quindi, con tutti questi progetti, dopo la fine dell'editing di Luxastra, tornerà anche Lean Souls, che devo riprendere la mano con l'editing. Jabri, sì, 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 giuro che lo riprenderò. Ho rosicato fortissimo che Matt mi ha tradito con Giulia. Però vabbè, io capisco, cioè, insomma, Giulia e Giulia. So che adesso stanno giocando loro a Dark Souls. E purtroppo avevo un problema al computer, per cui ogni volta che andavo in live con Dark Souls, dopo un po' mi dicevate sempre che era indifferita l'audio. Lo sistemiamo e voglio tornare a giocare a Dark Souls. Però sai che vi dico, magari, finito l'editing di Luxastra, se avrò un po' più di tempo, non mi dispiacerebbe anche aprirmi un mio canale Twitch personale, dove magari faccio proprio il cazzo che mi pare. Non è che io abbia chissà quanto da dire o fare, però mi metto lì a fare gameplay da solo o solo con un'altra persona su Intel, non è che ci sta tanto, preferisco fare le cose di gruppo. Simo, ma a che punto è il gioco di Luxastra? Se ne sai qualcosa. Il videogioco, dici, Cattamarano? È un po' che non sento i ragazzi del videogioco, ma so che stanno andando avanti, perché vedo che pubblicano roba sulle storie. Quindi è un lavoro molto ambizioso, che richiede tempo. Non gli abbiamo dato scadenze, perché cioè, è una roba che stanno facendo loro. Mi informerò. So che quando avranno una demo da darmi, insomma, saranno loro a contattarmi. Tanto abbiamo scambiato anche i contatti privati. Moffis, ciao! Moffis è la ragazza che ha fatto anche il cosplay bellissimo di Anne. Ma un mini episodio, uno speciale di Luxastra dove siete tutti i cosplay del vostro personaggio? Non lo escludo. Non lo escludo. L'idea di vestire in cosplay, ma fatto bene, dei nostri personaggi ci sconfiffera tanto. Quindi non è una roba che fai con due soldi, con due stoffe prese così a cazzo. Non è una cosa anche che fai in due minuti. Mi sono perso, quale videogioco? Guarda, Axel Dragon, c'è su Intel, su Instagram c'è un profilo che si chiama Intel The Video Game, e sono dei ragazzi che si sono messi lì di buona leva e stanno tirando fuori il videogioco di Luxastra reinterpretato, che non è canonico, però è molto fedele, e stanno a fare un lavoro di Cristo. Cioè, noi tipo un anno e mezzo fa a casa di Sara avevamo fatto anche un gameplay di una delle primissime
era un pre-alpha praticamente che avevano fatto. Sono andati avanti, il team si è espanso, si sono aggiunti illustratori. So che c'è anche Virus AP nello staff, che adesso è entrata anche lei a far parte dello staff nostro ufficiale. Quindi c'è, cioè, stanno a fare un lavoro enorme. Pubblicano di tanto in tanto dei pezzi del gioco, quindi sosteniamoli, ragazzi. Sosteniamoli, facciamoci sentire. Non vedo l'ora di avere tra le mani qualcosa. Come vedi Intel fra 10 anni? Ma non mi dispiacerebbe se Intel fra 10 anni esistesse ancora come canale Twitch, canale YouTube, casa di produzione video. Ma allo stesso tempo mi piacerebbe molto, cioè un sogno è farla evolvere anche in una casa editrice a sé stante, magari dedita proprio a contenuti che hanno a che fare con il GDR. Sarebbe fighissimo. Non necessariamente esclusiva Luxastra. Non lo vedo Luxastra centrico in Tail, ecco. Mi riferivo al litigio. Io ci sarei rimasto male se giocavo. Ah, tu ti riferivi alla puntata dove abbiamo litigato. Beh, guarda, le litigate sono belle intense, ma cioè, dividiamo molto noi gioco, ma anche lavoro e persona. Per dirti, ieri mi sono scannato con Gianandrea a livello di idee, parlavamo di lavoro, quindi roba di lavoro. Io ho un'idea, lui ne ha un'altra. Molto spesso io e Gian abbiamo idee contrastanti, però cioè, due minuti dopo ci siamo abbracciati e finisce là. E lo stessa cosa vale per il gioco. Quando uno in gioco, in game, litiga con un altro player, litiga interpretando un personaggio, quindi lì sono i due personaggi che litigano. Dovete sempre scindere persona e personaggio. Qualche spoilerino sulla nuova sigla di Luxastra? Sborrerete tutti, uomini e donne. È bellissima la nuova sigla. Non vi voglio fare spoiler perché è troppo bella per fare spoiler. Buongiorno Project Leader, avreste mai immaginato che Intel avrebbe avuto così tanto successo? Aspettiamo anche il canale su Pornhub. No. Mi aspettavo che sarebbe rimasto più di nicchia. Adesso ho ambizioni grandi, perché cazzo, mi avete dimostrato che la nicchia può espandersi e diventare una grande nicchia. Però all'inizio non pensavo che in 2 anni sarebbe successo questo. Grazie Yugara per i complimenti. Grazie mille. Oddio, il film di Luxastra, raga, vi immaginate? Vabbè, ma che figata sarebbe. O la serie. No, su Netflix, però lavorare su Amazon. Domanda: molti disegnatori sono entrati a far parte del cast di Intel, ma ci sono altre figure professionali o meno che pensi potranno entrare in futuro? Ci sono altre figure professionali o meno, disegnatori e non disegnatori, che sono già entrati e voi non lo sapete. Sei diverso. Cloud: Simo, se vorrei accompagnare nelle prossime live, se sei da solo, basta dirlo. Cazzo, sì. Ora mi devo preparare prima, perché sai che sono un boomer, tipo adesso in 2 secondi non saprei far entrare qualcuno in live. Ma Cloud, se mi dici così, ricapiterà senz'altro che sarò da solo. Ti invito, mi fai compagnia, stravolentieri, anche perché tu lo sai, io sto rosicando tantissimo. Volevo giocare Armored Soul e volevo giocare con te. Ho perso un treno, cazzo. Ah. Ma la sigla di Luxastra è composta sempre da Dark Andros, da Camilla, da entrambi? Non vi dico un cazzo. Non vi dico un... Sulla sigla non vi dico un cazzo, se non che vi sentirete male per quanto è bella. Cioè, almeno io mi sento male per quanto è bella. A quando la campagna a tema Avatar? Ragazzi, mi avete fatto una testa così grande su Avatar che io ho iniziato la maratona di Avatar, solo che ora sono mega impegnato con il montaggio di Luxastra, quindi non sto riuscendo a proseguirla. Come potrò, continuerò. Ho finito la prima stagione per adesso. E la campagna a tema Avatar, secondo me, la faremo sicuramente, ma non ti so dire quando. Che adesso non vi posso annunciare altre campagne adesso come adesso. Air Proci: sì, ovviamente devo scindere personaggio da giocatore, ma dopo una cosa così intensa mi alzerei e abbraccerei il giocatore con cui avrei litigato da PG, perché non mi piace litigare, nemmeno per gioco. Ma è successo questo? Quando abbiamo giocato quella sessione dove abbiamo litigato nella seconda stagione,
finita la sessione, ci siamo alzati, ci siamo abbracciati, abbiamo riso, scherzato e siamo andati a mangiare un sushi. Beh, la scena di render della seconda stagione è stata una bella implementazione e mi sembra di aver capito che avete intenzione di riproporre questi sketch. Magari... Ah, tu dici live action? Uscirà mai Natale a Fatumastra? Secondo me sì. Che cazzo di domande fate? Tanto io sono sempre libero a quest'ora, perfetto. Infatti sto sempre in chat. Ho notato, dai, buona sapersi, Cloud. Buona sapersi. Lo facciamo, è canon. Voglio Cloud in live. Ma a proposito, Cloud, mi devi far sapere se poi venite settimana prossima, Che so che vi state organizzando con Sara e Nick, se non sbaglio, tra i disegnatori. Vi voglio qua. Vi voglio qua. Vedremo mai una campagna a tema spionaggio? Può essere, sì, sicuro. No, può essere, sicuro. Ma non escludo anche che, ad esempio, Luxastra si possa evolvere al punto tale che in alcuni episodi sembrerà una campagna a tema spionaggio, Per me battere la sigla speciale dell'ultima puntata è molto... No, no, ma l'abbiamo battuta. Noego 42 l'abbiamo battuta. Cioè la sigla di quest'anno è pazzesca. Non ha senso. E poi arriva Morwin che chiede campagna a tema SpongeBob. Ma come cazzo ti viene in mente? Ma il fatto che la prima scena live action e il fumetto riguardino entrambi i render è un caso oppure l'avete fatto apposta? No, allora, è un caso che ci sia stata la scena live action di Andros. Cioè, mentre stavamo montando ci siamo detti, cazzo, qui effettivamente render ha dato delle informazioni a Padre Galliano che è giusto che noi giocatori non sentiamo, ma è giusto altrettanto che l'utenza senti. Allora stavamo pensando come poterla raccontare e abbiamo deciso di fare quella scena live action veramente, posso dirlo, becera, ben improvvisata da Andros, ma becera perché non avevamo i mezzi di cui disponiamo oggi. E il fumetto è stato fatto perché, volendo fare appunto il passato dei personaggi, abbiamo detto, io ho detto il primo voglio che sia Rendar, visto quello che è successo in questa stagione. Beh, carissimo Project Leader, riesco a seguire finalmente una live in pausa pranzo. Bella Rutto, grande, grande Rutto di Bosco. Come mai non hai partecipato ad Armored Soul? Perché sto editando Luxastra, ragazzi. Purtroppo non mi vedrete tanto attivo nelle campagne di Twitch fino a che non avrò finito Luxastra. Purtroppo. Ho creato Intel perché volevo giocare. Non sto giocando. So che hai davvero poco tempo, ma mi hai pensato di metterti. Hai mai pensato di metterti a tradurre il linguaggio degli Arazzi invece che affidarti ad altri ai tiri di dado di Han? Perché con la tua proverbiale iella non so quanto ci vorrà. Non sono molto bravo io a tradurre, ragazzi. Cioè, non è il mio forte. Io vi ci vedo bene in una campagna crossover tra Simpson e Futurama e ma che cazzo, un Rutto? Ti sei fumato un Rutto di Bosco? Il musical di Luxastra Broadway, intanto ci dice Air Proci, sarebbe una cosa molto figa. Allora, vediamo un po'. Mi sono arrivati un sacco di commenti, quindi provo a rispondere alle vostre domande, Si può avere una data approssimativa? Me lo state chiedendo tutti. Prima del fine anno. Ho detto, sto cercando di fare in modo che voi possiate vedere Luxastra al termine dell'estate. Ma io non vi annuncio ancora una data perché dipende. Quindi prima, no, sicuramente prima che finisca il 2020. Questo è poco ma sicuro. Tanto salutiamo Ghostbond Ida che ci dice arrivederci Project Leader, vi saluto, è stato un piacere stare con lei, grazie, è stato un piacere, il piacere è stato tutto mio passare il tempo con voi.
Allora, Agnes DJ chiede: chi si occupa di creare i set di combattimento nella stagione 2? Era davvero tanta tanta roba. È sempre Dungeon Next. Dungeon Next si occupa di fare i diorami. Che tra l'altro, cioè, ragazzi, è un artigiano, eh. Abbiamo lasciato i riferimenti di Dungeon Next sotto gli episodi in descrizione. Se avete soldi da spendere e avete tanta passione per i giochi di ruolo, potete farvi fare anche dei diorami su misura. Ed è di un bravo incredibile. Poi abbiamo collaborato con cazzo, non mi viene il nome, ragazzi, aiutatemi. Per le miniature c'era Dungeon Next come sponsor, ma anche un altro gruppo. Porca troia, non mi ricordo. No, la Forgia. Niente, non mi viene. Scusate la gaffe. Han che legge gli arazzi. Aspetta, aspetta. Ma che storia, c'è scritto render nudo. Raga, Luxastro, quando arriva, arriva. Alla fine non è che ci mancano contenuti. Sì, infatti, dai, ce ne sono tanti di contenuti. Adesso c'è Armored Soul, poi ci sarà un'altra campagna. Poi chissà quante altre. Ma quanto è bello, bello, in modo assurdo, Simo, già Michael. Oh, tesoro. Grazie, grazie. Hi, il project leader, hi, il leader. Simo, se fossi stato un player di Armored Soul, che tipo di PG avresti creato? Ma allora, non voglio risponderti per il semplice fatto che so già che Armored Soul potrebbe avere altre stagioni. Quindi non escludo che voi possiate vedere in un'altra stagione di Armored Soul. Il mal di testa, intanto, grazie per avermelo chiesto, Gattamarano, mi è passato. Nel corso della live avevo preso un moment, prima di iniziare la live, ma adesso mi è passato. Simo, pareri sulla trama di The Last of Us 2? Ti è piaciuta? Sei rimasto deluso? La mia delusione è stata non riuscire a giocarci, perché ho fatto ho iniziato a giocarci con voi in live qui su Intel, no? Abbiamo fatto quella live insieme a Giulia, Sara, è stata un po' caotica. E chi mi conosce sa quanto io rispetti profondamente The Last of Us, che lo reputo il gioco più bello che abbia mai fatto, insieme a Metal Gear, The Witcher e pochissimi altri titoli. Quindi voglio dedicargli del tempo, non posso farlo adesso. Quindi una delle cose che farò quando finalmente potrò godermi una vacanza sarà senz'altro giocare a The Last of Us 2. Sto cercando di dribblare il più possibile spoiler su spoiler, quindi vi odierò fortissimo se mi spoilerate qualcosa sotto il chat, e chiedo ai moderatori di permabannare chiunque spoileri, perché voglio giocarmelo. Potrò risponderti solo una volta che l'avrò finito. Non avete idea di quanto io stia combattendo con me stesso. Sto usando tutta la forza che ho in corpo, nello spirito, per cercare di non giocare a The Last of Us e mantenere la concentrazione su Luxastra. Perché ce l'ho qua, cioè, c'ho una televisione enorme, 4K, PlayStation Pro, The Last of Us, tutto il mondo mi sta dicendo gioca The Last of Us. Se solo fosse uscito durante la quarantena, porca troia, ci avrei potuto giocare. Quale sarà la prossima campagna? Non te lo posso dire, però ti posso dire sì, sarà sempre AS come abbreviazione. Poi arriverà un momento in cui cambierà la sigla AS e dovremo dare dei nomi diversi. Grazie Quine per eventuali ban. Signor Project, secondo lei perché Dudubi vuole estinguersi? Che cazzo ne so? Non lo so. Depressione? Non lo so. Credo sia un meme. Domanda: se dovessi scegliere l'allineamento di Simone Rosini, quale sarebbe? Ditemelo voi. Ditemi voi quale sarebbe. Allora, se dovessi sceglierlo, cioè quindi non in base a quello che è realisticamente il mio allineamento, io andrei sul caotico malvagio, se potessi sceglierlo. Però non ti so dire qual è realmente il mio caotico buono, dicono. Caotico buono. Caotico per forza.
AS Roma. Una, guarda che io sto spingendo fortissimo Matt, sai che vuole fare l'ex Arcana, no? Matt, come, prossimo, come una delle prossime campagne, che è praticamente fantasy ambientato in, tra gli antichi romani. E io vorrei che si chiamasse AS Roma, sarebbe bellissimo. Non è possibile, ovviamente, ma sarebbe bellissimo. Oddio, in realtà forse è possibile, eh? Se AS stesse per qualcos'altro che non è Associazione Sportiva Roma, ovviamente. Tabita Sakamaki, scusate, sono andata a mangiare, che me so persa? Un cazzo, un coglione che parla. Invece le statistiche, ah, bella sta domanda. No, raga, che domanda mi avete fatto? Una scheda, la scheda di Simone Rosini. Le statistiche, boh, quindi intelligenza, forza, destrezza, queste robe qua. Raga, me lo dovete dire voi. Non lo so. Cioè, io non sono bravo a descrivere, ad attribuire statistiche a me stesso. Probabilmente è già stato chiesto. Una campagna a tema Fallout mi imporrò. Cioè, farò di tutto per fare in modo che non avvenga questa cosa. Soprattutto Fallout 76. La campagna a tema Fallout, oddio, potrebbe essere carina. Ma al momento nulla escludo in realtà, purché non sia Fallout 76. Ma non, al momento non è in previsione. Ma è una trappola? Simo da solo, non seviziato e non nudo. Beh, Mirrel, mi aspetto infatti che possa sbucare all'improvviso qualcuno. Però dai, per adesso sono le 14:31, manca una mezz'oretta e nulla è successo di grave. Poi magari dopo mi picchierà qualcuno perché potrei aver detto cose che non dovevo dire. Raga, ma si può cambiare il nome su Twitch? Se sì, come? Sì, si può cambiare, però come non me lo ricordo. Credo sulle impostazioni. Di intelligenza io metterei il più basso possibile, anch'io. Sì, ma delle live di giochi da tavolo, magari con qualche recensione, arriverà. The Real Spini, ti garantisco che arriverà. Forza più 2, la madonna. Destrezza più 1, costituzione più 1, intelligenza 0, saggezza 0, carisma 3. Mirko, più 2 in forza e più 3 in carisma mi sembra esagerato, però grazie. Una campagna a tema dell'Eddy. Ma che cazzo stai... Attento che ora sbuca Matt da dietro. Forza direi elevata, dato che ti spacchi di palestra. Ma guarda, mi spacco di palestra, non pensare che io sia un palestrato, eh. Avevo un bel fisichetto, avevo messo un bel fisichetto, soprattutto nella stagione 1 di Luxastra si vede che c'avevo il braccio abbastanza allenato. Adesso non tanto. Dato che ti spacchi di palestra tipo 14, destrezza direi 9, visti i precedenti. No, aspetta, è andato via, voglio leggerlo. Destrezza 9, visti i precedenti con i tuffi in live. Costituzione 12, intelligenza 10, saggezza 10, carisma 18. Ma tutti alto carisma, ragazzi, no? Sempre carismatico. Forza 16, destrezza 14, intelligenza 13, intanto non so leggere. Costituzione 16, saggezza 10, carisma 18. Tutti 18. Grazie. È una bella skill il carisma, eh. Va bene il memino, ma se vogliamo essere realistici, Simo non ha intelligenza 0. Ramen Girl. Non mi sento così intelligente. Poi vabbè, ci sono varie forme di intelligenza, effettivamente, eh. Anche la creatività è una forma di intelligenza. La musica che sento è Crash. Esatto, Crash to Insanity. Una delle soundtrack di Crash Bandicoot che preferisco. Anvedi sti Sith, campagna Star Wars guarda. Tipo il Sith che ha la maglietta da Roma, no? Gaspa da giallo rosso. Sarebbe fighissimo. Il Cerbero alla fine ha registrato o ha intenzione di registrare qualcuno per la nuova season di Luxastra? Ne abbiamo parlato prima, ancora non è successo. Il Covid ci ha un po' bloccato. Però solo il braccio allenato? Ah, anche il culo, Batmilla, anche il culo lo alleno tanto.
Tu hai un sacco di acume, il problema è che ti manca un pochino di saggezza. Grazie. No, ma è vero. Sono un po' l'ignorantone. Secondo me tu hai intelligenza alta ma saggezza bassa. Contate che avete meno uno e intelligenza contate che avere meno uno intelligenza vuol dire che non sai formulare frasi. No, non è vero. Non è vero. È a meno 4, se non sbaglio, che cominci a non saper parlare bene. O meno 3. No, meno 1 ancora sai parlare. Per me 15 di intelligenza. Comunque ha creato gran parte di sto progetto. Tanta roba, grazie. Qualcuno sa se esiste una campagna basata sulla Divina Commedia? Sicuramente. Sicuramente qualcuno l'ha fatto, palla. Però ammetto che non mi sovviene in questo momento. Cioè, proprio non lo so. Ma sicuramente qualcuno l'ha fatto. Sotto il 10 sei analfabeto. Ma non che cazzo l'ha detto sta cosa? Raga, è vera sta roba? Cioè, ora, in chat sicuramente c'è gente che mastica molto più di D&D di me. Ma sotto il 10 di intelligenza non sei analfabeta. Può essere saggio infilare il mio dito in questa pozza. Ma voi che ne sapete? Magari Anne poteva realmente farlo. Domanda scottante. So che le ship sono stupide, ma siccome tu stai vivendo la stagione 3, quali sono le nuove ship del tema di Luxastra, del team di Luxastra? Sì, ce ne sono un paio nuove fino a dove abbiamo giocato adesso. Non vi dirò se nel gruppo A o se nel gruppo B o se in entrambi, ma per me adesso ce ne sono un paio nuove. Una, vi posso dire, è tra un personaggio femmina e un NPC. L'altra è tra due personaggi maschi. Sicuro. Ma di brutto. E tanto la sparerete fuori voi, perché quando usciranno quegli episodi che dico io, so già che impazzirete per queste due nuove ship. Quanto sarebbe figa una campagna di fan che ruolano nei vostri panni. Che figata. Quanto sarebbe difficile da portare come PG? Quanto saresti difficile da portare come PG? Guarda, sarebbe molto figo vedere dei fan che magari si mettono a fare anche in video, cioè chiunque potrebbe pubblicare roba su YouTube o su Twitch. La campagna con noi personaggi, figo. No, Simo, mettetela a far pagare sta buono, ma che ce venisse? In Neverwinter Night se hai 10 sei analfabeta. In Neverwinter Night, ma in D&D quinta, cioè Neverwinter Night se non sbaglio non è D&D quinta edizione. In D&D quinta non credo tu sia analfabeta. Comunque ancora non mi ha risposto qualcuno sulla questione sotto il 10 sei analfabeta. A me non mi sembra. Cioè, addirittura Neverwinter Night, se non sbaglio, è D&D quarta edizione. O 3.5, non lo so. Cazzo. Sì, 3.5 dice Sanseri. Ma è diverso. Credo. Oh, raga, sto aspettando qualche esperto di D&D. Che cazzo, ci sarà? Quanti siete? Siete di meno? Comunque tanti, cioè ci sarà qualcuno che sa sta cosa. Ed è subito Toto Ship. Venghino signori, venghino. Sono aperto. Allora, una ship non la potete indovinare perché vi ho detto una riguarda un NPC ed è un personaggio nuovo. Quindi non potete immaginarvela. L'altra potreste immaginarvela, ma non avete avuto molti spunti nella seconda stagione per immaginarvela. Li hai saltati tutti? Cosa stai dicendo? Essere analfabeta significa non saper scrivere, non saper parlare. Sì, lo so, ma comunque è un handicap essere analfabeti. Cioè, io non sono convinto che sotto il 10 di intelligenza uno sia analfabeta. Poi, scusami, ma l'analfabetismo dovrebbe avere a che fare con la saggezza. Proprio perché non ha a che fare con il parlare. Magari sto dicendo una stronzata, Sotto 8 sei analfabeta. A 10 sei come un contadino. Immaginavo, infatti.
Neverwinter Night è 3.5. Giusto, anche se se non sbaglio all'inizio era 4. Cioè quando uscì, mi pare me l'aveva detto Matt sta cosa. Magari sto di una stronzata, ma mi ricordo che era 4. Poi quando è diventato l'online 3.5. E tra l'altro mi pare che mi ha detto Matt che quando era 4 era tra l'altro perfetto, perché la quarta edizione di D&D fa schifo, ma in videogame, nei videogame si presta bene. Anne e l'orco guercio, ship sicura. Non ci sono ancora arrivato all'orco, ragazzi. No, Simon, analfabeta è intelligenza, perché ha a che vedere con le conoscenze. Hai ragione, grazie Mirko. Mi confondo sempre, sai, col fatto che, se non ricordo male, Anne ha gli stessi valori tra intelligenza e saggezza, mi viene facile confonderli. Ad 8 di intelligenza si è più o meno di livello di un contadino. Vabbè, ok, sì, è canon sta cosa. 6 fai fatica a formulare frasi. A 4 ti esprimi con concetti base, tipo la scimmietta. Ok, grazie per il chiarimento. Sì, comunque, Sanseri ha controllato il regolamento della quinta edizione, quindi è canon. A 10 di intelligenza sei una persona normale. Per quanto può valere però una persona normale in un'ambientazione medievale, fantasy. Certo, normale in base all'ambientazione in cui sei, ovviamente. Neverwinter Night è sulla D&D 3.5, mentre Neverwinter Night 2 sulla quarta. Comunque, ok. Grazie per la precisazione. Ci dice il numero di ship totali? Ma raga, cioè, le ship poi sono soggettive. Voi vedete ship anche laddove non ci stanno. E vi dico, io personalmente, per dove ho montato, fino a dove sono arrivato adesso a montare con Lux Astra e anche a giocare, ho avvertito un paio di ship nuove. Poi, ma è capace che voi ne vediate tipo 80, perché tipo, come due personaggi parlano. Oh mio Dio, scippati! Siete così? Non tutti, però nella chat sembra. Galgit X Render inizia a usare lo strumento gentilmente offerto da Sir Lucius. Aspetta, stesse statistiche. No, fermo, non sono sicuro che di avere le stesse statistiche. Mi pare, ho detto. Io sono rincoglionito, quindi non date per certo quello che sto dicendo. Mi pare che ha le stesse statistiche, ma non mi ricordo. Comunque, è facile arrivarci a quali sono le statistiche di intelligenza di Han e di saggezza, visto tutti i tiri che ho fatto. Fai 2 più 2. Quando uscirà? Giocherete a Baldur's Gate 3 in live? Allora, sicuramente giocheremo a Baldur's Gate 3. Non ti so dire se in live, cioè io non vedo l'ora che esca, perché Baldur's Gate è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. È una delle cose che mi ha avvicinato a Dungeons & Dragons. Ho amato Baldur's Gate, quindi lo reputo una pietra miliare del videogioco di ruolo. E non escludo che potremmo portarlo. Fino adesso i gameplay dei videogiochi su Intel e su Twitch sono stati abbastanza fallimentari. A parte The Last of Us, che vi è piaciuto, ma abbiamo deciso di non continuarlo. Quindi potrebbe essere che lo porteremo in live. Ma in realtà sarei tentato anche per Cyberpunk, perché è un gioco di ruolo. Però vediamo. Siamo così perché è divertente scipare. Lo so, Ramen, me ne sono accorto che mi piace. Ma a me non dà fastidio, io sono per l'amore libero. Simo sta parlando con noi, quindi va assolutamente scipato con la chat. Ma avete già in mente di andare avanti con molte altre stagioni di Lux Astra? Sì, beh, l'abbiamo detto varie volte, eh. Comunque, Wolf Tale 98, la musica di sottofondo è Crash to Insanity, l'ho detto prima. Simo, Giulia l'altro giorno ha detto che adora Han in quanto uccello, e lei adora tutti gli uccellini, che suona male, ma vabbè, sì, infatti. Ship confirmed? Siete voi che avete shippato Han con Dalia. Han ha una sessualità
assolutamente non esplicita, quindi sarà difficile. Train non era andato così male. No, è vero, è vero, è vero. Solo che appunto era un esperimento un po' cacciarone. Simo, nelle sessioni giocate della terza stagione, in percentuale ci sono stati più 1 o più 20? Non voglio rispondere a questa domanda perché la risposta è molto d'impatto, quindi voglio lasciarvi il gusto della sorpresa. Un buon esempio di intelligenza bassa è Yaozi di Dragon Ball, che in un torneo Tenkaichi viene battuto da Krillin con la fatidica domanda: quanto fa 15 più 18? Penso che nessuno in Luxastra sia a quel livello. No, nessuno, non penso. È già tanto che non ci sono ship assurde come per esempio in Harry Potter. No, ce ne sono state di Moffis. Ce ne sono state di ship assurde su Luxastra, eh. Comunque si parla di personaggi e non di persone reali, quindi secondo me ci sta a shippare. Ma sì, ah, raga, non sono il Gabriel della situazione, che si è esposto estremamente negativo nei confronti delle ship. Però erano le ship di anime selvagge. No, a me, per me potete shippare che cazzo vi pare. A me mi diverte vedervi shippare. Sanseri, Reghi, io ho il manuale in inglese. Ecco quello che c'è scritto. No, raga, non leggo in inglese. Lo sai che Sanseri, lo sai che il mio inglese fa cacare. Dice quello che ha detto che Han farebbe una corte spudorata al personaggio di Neku. Farebbe una corte... Allora, no, ho detto che io farei una corte spudorata al personaggio di Neku. Han andrebbe molto d'accordo. Non mi ricordo se ho detto che Han farebbe una corte spudorata. Adesso non voglio dire stronzate. Comunque, vabbè, l'ho detto per, semplicemente in live così, ma Han non ha una sessualità esplicita. Ho volutamente scelto di giocare un personaggio che non ha una sessualità esplicita. È già abbastanza macchietta di così. Non lo voglio fare anche pervertito. Han non è un pervertito. Fa schifo, ma non è un pervertito. Che video? Che video? Aspetta, che video? Agnese, che cosa stai dicendo? Invece, il secondo fumetto, come sta andando a vendite? Allora, le vendite che sono state fatte online del secondo volume sono andate meglio delle vendite fatte online del primo, ma per il semplice motivo che molti di voi hanno atteso di acquistarlo in fiera. Infatti in fiera a Lucca Comics abbiamo fatto il tutto esaurito, appena aperto sabato mattina praticamente. Però in percentuale ha venduto comunque molte più copie il primo volume, ma perché si sa, si vende molto di più in fiera che online, questo lo sapevamo. Tuttavia Tatai Lab ci ha fatto i complimenti perché abbiamo venduto tanto, cioè per essere stato venduto prettamente online sappiamo che abbiamo fatto un buon numero di copie, quindi non ti so dire con precisione quanto perché non me lo ricordo. Dovrei ricontrollare. Tanto ragazzi, grazie per la compagnia. Mancano ancora 10 minuti, eh. Sto ancora un po' con voi. Se avete altre domande, se avete voglia, se no mando subito un raid. Ditemi voi. Comunque per me tutte le ship riguardanti Han sono solo platoniche, dato di fatto. Ah, il video explicit content di Gabriel, sì. È un video che ha fatto Cavalier Cipolla, che saluto, tra l'altro. Adoro i video di Cavalier Cipolla. Cioè, era un estratto di una live dove Gabriel ha detto: "Raga, che cazzo stava a fare le ship di anime selvagge che sono tutti minorenni?" Ma sono ship, personaggi di fantasia, potete fare quello che volete. Per quanto mi riguarda. Quale scorciatoio da tastiera usi di più durante il montaggio? Control Z. Ma avendo comunque lasciato adesso a Luca tutta la parte successiva del montaggio, cioè quella che io chiamo la rifinitura, no? L'aggiunta quindi delle grafiche, delle cornici, delle illustrazioni, delle animazioni. Quello che vado a fare io in realtà è esclusivamente
il taglia e cuci, quindi da se mastichi un minimo di montaggio, dalla timeline di base, che è tutto pulito, io vado a effettuare i tagli, la rimpicciolisco, la restringo, e quindi prettamente io uso C e B, cioè sono quelli i tasti che uso. Non è difficile quello che faccio io in montaggio, è molto basic, ma è pesante per la mole. Hai ragione, sostanzialmente. Ancora state parlando dell'intelligenza e della saggezza. Ma Siuna, che ne pensi della ship tra Max e Frank? Che mi fa ridere. Mi fa sorridere. Come mi fa sorridere la ship tra Matt e me. Sono due migliori amici. Una curiosità mia. Ma a Dan piace così tanto mangiare il ragno per via della sua metagufo? Sì, ho scelto che l'alimentazione di Anne fosse influenzata fortemente dal suo passato da gufo, che comunque è un animale carnivoro, quindi mangia animali, insetti. Ma il signor Eugenio Twitch si arrabbia se vede dei piedi? Oddio, spero di no, cazzo, se no mi bloccano il canale. Allora, intanto grazie Shrin per essere tornato tra noi il sesto mese di fila. No, si è abbonato per 6 mesi e per ben 5 mesi di fila, grazie. Non vi conviene avere un montatore apposta e lasciarti fare il project leader? No, io il montaggio non lo lascio a nessuno. A me piace montare, punto. Preferisco montare adesso Luxastra che giocare Armored Soul, per farvi capire. E chi mi conosce sa quanto amo Star Wars. Il montaggio è mio. È come la firma. Cioè, non potete chiedere a un disegnatore di far disegnare a qualcun altro. Cioè, non voglio far montare a qualcun altro. Quante ore ci metti in media a montare un video di Luxastra? Tante, dipende dalla sessione, troppe. Io ve l'ho fatto prima l'elenco delle cose che faccio durante la giornata. Praticamente dalle 10 di mattina a mezzanotte, tolte le ore in cui sono in live, che sono 2, io monto Luxastra. Tutti i giorni, sarà così tutta l'estate. Aumentando il mio livello di scippamento per quella maschia. Per quella maschia? Hai detto che non abbiamo avuto spunti, quindi probabilmente non è una... Ah, ok, stavi parlando delle ship di Luxastra. Vabbè, fate supposizioni, ragazzi. Ma il leg day lo fai? Certo che lo faccio. Certo, si allena tutto del corpo. Ma va, dopo Luca in mutande non rischiate più nulla su Twitch. Ma sì, Simone in live da solo è decisamente la cosa meno grave che potrebbe accadere. Preferisco montare che essere montato. Semi cheat. Dipende da chi. Simo è un po' come Sabago. Per i progetti suoi figli vuole montare lui, perché ha una sua impronta. Esatto. Brava. Esatto. È sempre stato così, fin dai fancazzisti anonimi. Chi mi segue dai fancazzisti e mastica un po' di montaggio, secondo me ha visto molte similitudini tra Luxastra e Chatroulette, che per quanto siano due progetti completamente diversi, hanno uno stile di editing molto simile. Domanda: per quale parte del giocare di ruolo ti piace di più e perché? Ho scritto alla email della pagina Instagram di Intel, spero troviate un po' di tempo per leggere. Perdono, so che siete parecchio impegnati. Comunque, tanto di cappello, di solito il montaggio è la parte che tutti schivano e non ci capiscono un cazzo, ti dico io. Quale parte del giocare di ruolo mi piace di più? Mi piace tutto. Non ti so dire cosa mi piace di più. Posso dire cosa mi piace di meno. Magari le parti estremamente serie. Ecco, il gruppo A è un gruppo tendenzialmente serio rispetto al gruppo B, che è cazzone. Per me è abbastanza difficoltoso che c'è un personaggio che è un cazzone. Quindi ci sono molte situazioni che sono veramente pesanti, in cui viene difficile anche scherzare con il mio personaggio. Ecco, quello mi pesa un po'. Però mi è difficile darti una risposta.
Qual è il programma di editing che usi? L'ho detto prima, ho il pacchetto Adobe, lo pago e quindi uso Premiere. Simone, puoi fare una dedica alla mia amica che oggi compie gli anni? Ma certo! Ma tanti, tanti auguri! Toh, becca. Ma dopo il leg day riesci a camminare, faccio molta fatica a fare le scale. Perché io sembro Quasimodo per le 48 ore successive. Pure io più o meno sembro quello dei fighi d'India che non parla più. Ti va di darci un'opinione sulle varie campagne portate del canale, analizzandole nel complesso per quello che hai visto, la trama e ruolato? Quella che mi è piaciuta di meno, ma proprio anche come da giocare, è stato Anime Selvagge, che è stata la prima. Ho odiato tantissimo interpretare Frank. Odio fare i personaggi, cioè ho provato a fare un leader come personaggio e mi viene di merda. È stato pesantissimo, anche perché il periodo in cui abbiamo giocato Anime Selvaggio è stato il pieno della quarantena e io, raga, sono stato male, ma male di un male come tante altre persone a livello proprio psicologico, e quindi ti posso dire che quella a me in generale non è piaciuta tanto, ma perché l'ho giocato come giocatore. In realtà la storia è una figata. Quindi un'analisi, non saprei proprio da dove partire. Cioè, Sanguinorum la reputo una campagna sicuramente molto più descrittiva rispetto a quello che è stato Anime Selvaggio, che è stata interpretata tantissimo dai giocatori. Quindi c'è molto gioco di ruolo in Anime Selvaggio e un po' di meno in Sanguinorum, che per certi aspetti mi sembrava quasi un audiolibro, no? Ma anche perché cazzo, Gian è un narratore de Cristo. Da questo punto di vista ha una dialettica che in pochi possono permettersi. Quindi molto caotica Anime Selvaggio e molto rilassata, ma non rilassante, perché comunque è cruenta Sanguinorum. Armored Soul è presto per esprimersi, ma posso dire che Armored Soul rientra molto nei miei canoni, perché c'è quel giusto livello di cazzeggio che ho apprezzato molto. Wolftail, tra poco devo andare, ma prima volevo chiederti se puoi darmi un soggetto da disegnare, tipo un Draw My Dream, che ti piacerebbe vedere con i vostri personaggi. Dopo i vampirelli e animaletti sono rimasta senza materiale su cui lavorare, anche se ora riprenderò con Armored Soul. Mi piacerebbe molto vedere in un'immagine tutti i miei personaggi, quelli che ho creato fino adesso, compreso Jeff, che nessuno l'ha disegnato com'è realmente, anche perché ho fatto vedere solo una volta un riferimento visivo. Jeff, se lo vuoi sapere, è un bambino con i capelli bianchi, la frangettona un po' alla Justin Bieber, occhiali col visore e una protesi al... cazzo, era il braccio, mi pare. Cioè un braccio cibernetico. Mi piacerebbe vederli tutti insieme. Simo, tu sei un montatore video professionista, giusto? Non mi reputo professionista. Mi reputo un montatore video, ma non un professionista. Manca Luxastra da analizzare. Non l'analizzo Luxastra, ragazzi. Ma mi sono soffermato su quelle Twitch. Luxastra è inanalizzabile per me. Non sono in grado di analizzarla. Anche perché sarei estremamente di parte. Ogni scarrafone è bello a mamma sua. Oh, domani canti anche a me tanti auguri, Batmilla, va bene. Ma Jeff alla fine ha deciso di passare la sua vita con Farad o ha preso una sua strada? Boh, non escludo neanche che voi possiate vederlo, il futuro di Jeff, quindi perché farti questo spoiler? Allora, siamo arrivati alle 15, intanto grazie, siete diminuiti, come l'aspettavo, ma siete comunque rimasti in tanti con me, quindi raga, mi ha fatto un sacco piacere. Ho sempre paura di andare in live da solo, non so perché, mi cago in mano, eppure... cazzo, mi sono divertito. Ho parlato ininterrottamente, mi avete fatto parlare ininterrottamente, grazie. Quindi, vado a preparare il raid. Vado a preparare il raid e
preparo successivamente per andare a montare il disastro. Quindi direi chiamo, vediamo un po'. Allora, perché io non vedo chi c'è online, però di solito noi chiamo Sara. È online Sara? Non la vedo online Sara. Possibile? Ma che cazzo mi stai dicendo? Non è in live Sara? Allora, se non è in live Sara, non c'è nessuno di te, vi lascio una... No, è in live Sara, è in live. Ok, allora, andate tutti da Saretta, salutatemela tanto, che ho visto che ha cambiato anche il colore dei capelli e sta benissimo con questo black blue. E sta facendo quattro chiacchiere, quindi vomitatele in chat da parte mia. Torno a montare Lux Astra, grazie ancora. Noi ci vediamo prossima month. Domani c'è Armored Soul, quindi ci rivediamo direttamente venerdì. E vi ricordo sempre su Intel TV, quindi sul secondo canale, vengono ricaricate tutte le live dopo 48 ore. E vi spierò, vi ricordo Telegram, Discord. Fatevi sentire. Quindi preparo il raid. Ricordatevi di vomitarla in chat, mi raccomando. Voglio la sua chat invasa di vomiti e di cuori insieme. E grazie ancora per essere stati con me, credendo Vides. Raid. E come cazzo se spegne sta merda?